Sono emerse le parole esattamente al contrario delle sue intenzioni, e quindi non fanno altro che confermare, no, che era giusto l'avvertimento dell'uccellino. Quando la terza volta si mette appunto a sghignazzare, Sinfrido poi lo elimina. Allora, anche il canto di Mime, avete sentito, non ha nulla qui di mitologico, no, è addirittura una forma molto semplice che si avvicina a quella della canzone. Anche quando Sinfrido stava forgiando la spada nell'ultima parte, possiamo dire che c'erano elementi di canzone. Qualcuno ha detto potrebbe anche essere un lead, sì, se non fosse però per la tessitura molto alta che le note deve appunto emettere Sinfrido. Una tessitura così alta per un lead non andrebbe bene, bisognerebbe abbassarla. Comunque, tutte queste forme musicali le troviamo perché qui noi ci troviamo ancora nel mondo della fiaba, con il mito sempre in agguato, con le sue inserzioni ogni tanto, ma prevale, come ho detto, sempre l'elemento fiabesco. E così sarà anche poi nel terzo atto, quando alla fine Sinfrido riuscirà a finalmente a conquistare Brunine. Quello segna il massimo della gloria di Sinfrido. Cosa succede poi nel Crepuscolo degli Dèi? Il nostro eroe commette un errore, ma proprio di quelli più, come possiamo dire, più banali. Perché Mime è stato un esempio per lui da non seguire, siamo d'accordo. Però gli ha fatto vedere quanto un essere vivente, chiamiamolo umano, perché secondo era ancora un nano, vabbè, un ognomo, comunque può essere malvagio, può essere una persona codarda, può essere appunto una persona che mente, tutte caratteristiche negative. Però attenzione, un eroe positivo nella fiaba deve essere per forza privo di questi elementi che sembrano negativi? No. Un eroe completo, un eroe che diciamo più proprio avveduto, avrebbe dovuto pensare che così come sono stati utilizzati in modo malvagio questi elementi, lui poteva utilizzarli a suo favore. Ma in Sinfrido tutto viene fatto con una spontaneità immediata e quindi non gli viene minimamente in mente che di fronte alla nuova società, quando appunto fa il suo viaggio sul Reno e incontra la reggia dei Gibicunghi, non gli viene minimamente in mente che potrebbe trovare personaggi che assomiglino tantissimo a Mime, cioè avere quelle caratteristiche negative che lui per tanti anni ha trovato in quel nano. Pensava che fossero solo una caratteristica di quel nano che poi ha ucciso. Questo fatto lo capisce subito Hagen, il quale, proveniendo da quella stirpe, appunto, essendo praticamente parente di Mime, è evidente che lui è stato allevato da Alberic sempre con un accorgimento particolare di queste situazioni psicologiche molto losche, molto perverse, e sa benissimo come prendere un personaggio puro, semplice, ingenuo come Sinfrido. Poi che Sinfrido beva la famosa bevanda col filtro che lo fa innamorare è una conseguenza diretta dell'eroe che pensa che adesso ha incontrato altri esseri umani come lui, pensa che tutti siano più o meno come lui, cioè che non abbiano una macchinazione così diabolica come poteva averla il nano. Questo fatto è stato studiato a livello anche psicoanalitico e secondo Carl Jung, che come sapete è stato un importante prosecutore nello studio della psicanalisi dopo Freud,
Secondo Carl Jung, Sigfrido, il personaggio Sigfrido, manca proprio quello che lui ha definito l'archetipo dell'ombra. Che cos'è questo archetipo? È quella presenza di qualità non innate del personaggio eroico come Sigfrido, che però servono, sarebbero servite per completare la sfera della sua personalità e utilizzarle come scudo nei momenti in cui c'è una possibile minaccia. Ma Sigfrido, nel mondo degli uomini, non ha avvertito minimamente questa minaccia. Ecco il punto di crollo del personaggio. Per cui è chiaro che il cattivo Hagen, molto più scaltro e quindi molto più furbo, riesce a manovrarlo come vuole. Riesce addirittura a ottenere da Brunhilde qual è il suo punto debole. Cioè, arrivare a tal punto di penetrazione bisogna essere veramente molto scaltri. Sigfrido una cosa del genere non l'avrebbe mai potuta fare neanche nel bene, cioè utilizzare questi elementi negativi e farli suoi per potersi proteggere contro questi eventuali attacchi. Quindi Sigfrido, diciamo, è puro proprio per questo motivo, perché di fronte alla possibilità di pensare che di fronte a lui ci sta una società così crudele, molto più amplificata rispetto a quel poco che poteva fare il suo nano, il nano che ha ucciso, ecco, di fronte a una situazione del genere Sigfrido non ha nessuna possibilità di scamparla, per forza deve soccombere. E allora, alla fine della tetralogia, la cosa triste che rimane è appunto vedere come il nostro eroe di imprese gloriose non ne fa neanche una. Da quel momento in cui ha salutato Brunhilde la mattina dopo, la notte d'amore, e che gli dice io devo andare per la mia strada per fare nuove gesta, e la Brunhilde, che è una donna molto superiore rispetto alla media, non dice no, resta qui ancora un po', non dice, non fa queste scenate, chiaramente capisce l'importanza della missione. Ma il povero Sigfrido che cosa combina di eroico nel crepuscolo degli dei? Niente, soltanto addirittura viene manovrato, fa il patto di sangue con Gunther, terribile, si mette l'elmo per la prima e l'unica volta, azione veramente ignobile, però secondo lui è tutto regolare, perché tanto Brunhilde è solo una donna che vuole che sposi poi il suo nuovo amico Gunther. Tutto questo lo fa in modo molto semplice e spontaneo, eccetera. Però dirà una cosa di fronte a Brunhilde, e secondo alcuni qui Wagner ha sbagliato, perché ha tenuto questa frase che doveva togliere. La frase praticamente dice così: quando lui ha l'anello riconquistato da Brunhilde e Brunhilde lo vede ancora nel dito di Sigfrido, Brunhilde vorrebbe dire ma quell'anello lui l'ha dato a me, e lui invece dice no, io l'ho conquistato uccidendo un drago potente, e dice e adesso io questo tesoro non lo do a nessuno perché io sono diventato il signore dei Nibelunghi. Ebbene, questa frase sembra proprio che sia stata, che è rimasta lì per sbaglio, perché in realtà Sigfrido non avrebbe potuto dire una frase del genere. Lui, eroe puro senza macchia, parlare lui di potere e di sapere che quell'anello poteva dare questo enorme potere, no? È una interpretazione che è stata presa dalla prima versione, no? Dal Sigfrid Thought, no? Quindi la versione del 1848, che poi è stata rimaneggiata, ma quella frase è rimasta, e quindi è sufficiente quella frase affinché l'inclinazione perfetta pura di Sigfrido prende una macchia scura. Ecco, quindi lì c'è una macchia in cui Sigfrido ha commesso un vero torto, un torto grosso, e allora Brunhilde ha ragione a vendicarsi in questo modo. Certamente poi però cosa succede? Che essendo stato ucciso a tradimento dietro, no, con la lancia dietro la schiena, cosa che lui non avrebbe mai fatto con un nemico, e Brunhilde lo sapeva, ecco perché Brunhilde l'ha benedetto dappertutto ma non lì dietro la schiena, perché lui, così come lui avrebbe rispettato un eroe, un altro combattente, l'avrebbe ucciso di fronte, frontalmente, no, di certo d'inganno dietro le spalle, lì in quel punto lui rimaneva appunto vulnerabile. E allora ecco che questo fatto è sufficiente per far guadagnare a Sigfrido tutta la stima di coloro che lo consideravano sempre un grande eroe. E il fatto della marcia funebre e della glorificazione di Sigfrido ci fa capire che comunque Wagner veramente amava questo eroe e non voleva che in lui rimanesse un'onta
come in realtà ci ha fatto credere in quel passaggio della tetralogia nel secondo atto del Crepuscolo degli Dei. Quindi la marcia funebre e il finale, quella glorificazione di Sifrido, toglie completamente ogni dubbio sulla genuinità dell'eroe, ad ogni modo. Ecco, quindi così ho cercato di verificare quali sono gli elementi fiabeschi all'interno del mito di questo grande lavoro di Wagner. Adesso passiamo a vedere quali altri eroi possono essere stati influenzati da questa storia, se non da questa storia, dai modelli presi per questa storia. Innanzitutto, come ho detto, l'altro compositore importante è Jan Sibelius. È nato nel 1865, poi morirà quasi 92enne nel 1957, ma Sibelius dal 1925, cioè quando compì i suoi 60 anni, non scrisse più una nota, perché il mio tempo è passato. Ora la musica ha preso un'altra direzione e io non voglio più esistere. Quindi, con un gesto nobile, Sibelius si è ritirato e ha lasciato che il corso della musica fosse poi dato da altre persone. Sbagliatissimo quindi prendersela con Sibelius, dire il compositore è troppo facile, il compositore, ci sono stati dei periodi terribili di accanimento contro la sua musica, che facevano esattamente il contrario. Cioè in America, per esempio, Sibelius ha raggiunto dei livelli di straordinaria diffusione al punto che si era arrivati a preferirlo a Mozart. Veramente, Cioè c'è stato un anno in cui hanno fatto una statistica e il primo compositore più eseguito era Sibelius, al secondo posto Mozart, al terzo Beethoven. Ecco, ha toccato livelli questo, e in America ancora tantissimo avanti, chiaro. Allora, Jan Sibelius si è fatto le ossa in Germania e in Austria quando era giovane, tra i 24 e i 26 anni. La Germania del 1880 era una Germania ormai imperiale, perfettamente organizzata, con i suoi conservatori, con professori di alto livello. Insomma, era diventato un centro di attrazione per tutti quei compositori delle nazioni limitrofe che in qualche modo o non avevano ancora l'indipendenza o stavano cercando di trovare una loro indipendenza. La Finlandia era sotto il dominio della Russia dal 1809. Prima addirittura era stata della Svezia per oltre 500 anni. Quindi, Sibelius, tornando in patria però, non ha pensato di imitare lo stile accademico che si studiava in Germania. Molti hanno fatto così, per esempio diversi compositori americani che sono venuti in Germania hanno imparato questo stile e poi dopo in qualche modo l'hanno un po', diciamo, imitato con le loro composizioni. Sibelius, quando è ritornato ancora in Finlandia, ha detto: sì, va bene, io ho imparato queste cose, però io ho imparato anche che Wagner è il compositore che conta più di tutti e io devo partire da lui per imparare cosa fare. Quindi prima voleva fare un'opera mitologica, poi si è reso conto che non aveva la forza, non aveva la capacità drammatica per poter far reggere un discorso di questo tipo, e allora trovò nel poema sinfonico alla lista la soluzione giusta, cioè il suo giusto, diciamo, la sua giusta ispirazione. Ed ecco che il primo lavoro che scrisse, molto importante, fu questa opera Kullervo, tratta dalla mitologia del Kalevala. Il Kalevala è l'epopea finnica finlandese, quindi una specie di Iberunghi, oppure una specie di Iliade, possiamo chiamarla, però finlandese. È ambientata in epoca leggendaria pre-cristiana, e questo è importantissimo, perché ci sono un sacco di dei, e soprattutto le cose che fanno questi dei sono straordinarie, molto superiori rispetto a quello che succede in Wagner, cioè gli dei di Wagner tutto sommato combinano per poco. Di cose eccezionali, mentre invece nel Kalevala fanno cose straordinarie. Poi ci sono anche qui personaggi eroi semidei, come appunto anche Sigfrido, con i loro problemi, e adesso li vedremo. Quindi lui ha cercato di trovare nell'epopea finnica il succo della sua ispirazione, però poi l'ha dirottata nel poema sinfonico perché era più consono alla sua epoca. Kullervo venne eseguito per la prima volta nel 1892, quindi quando lui non aveva ancora 27 anni, e fu uno strepitoso successo. Molti critici appunto dissero: qui da noi è nato questo nuovo compositore che sembra proprio aver ridestato la Finlandia. E nel giro di pochi anni, inevitabilmente, Sibelius è diventato il punto di riferimento
per l'indipendenza, possiamo proprio dirlo, un Verdi all'italiana, no? Vi ricordate il Verdi del Viva Verdi, le scritte sui muri? Ecco, Sibelius era diventato per il suo popolo finlandese uno simile a Verdi, proprio era impossibile non passare attraverso la musica di Sibelius per sentirsi il vero finlandese. Quando la Finlandia poi ottenne l'indipendenza fu durante la Prima Guerra Mondiale, nel 1917, quando ormai l'impero russo si stava sgretolando. Ma Sibelius a quell'epoca aveva già scritto grandi capolavori. Aveva scritto appunto Kullervo, che è un poema sinfonico con due solisti e il coro maschile, della durata di oltre 70 minuti. Poi abbiamo il ciclo di Lemminkainen, la saga di Lemminkainen, quattro poemi sinfonici, sempre ispirati dalle leggende del Kalevala. Il Kalevala, altra cosa che devo dirvi, è stato scritto da un dilettante, perché in Finlandia le prime persone che inventarono queste cose erano persone che facevano vari lavori, non potevano permettersi di fare una sola professione. Quindi il lavoro dello scrittore era un lavoro extra, oltre a quello del medico e quello del biologo. Il caso di questo Elias Lomrot, che nel 1835 pubblicò la prima edizione del Kalevala, fatta di 32 capitoli detti runi, e nel 1849 la seconda e ultima edizione con 50 runi, quindi ha allargato di altri 18 la storia del Kalevala, storia che ha trovato soprattutto nel nord della Finlandia, tra la Carelia e la Lapponia, quindi già nel circolo polare artico. E infatti molto spesso i combattimenti che si parlano nel Kalevala sono combattimenti tra il sud della Finlandia, quella della zona appunto di Helsinki e dei Grandi Laghi, e poi la zona che va verso il circolo polare artico fino ad arrivare alle catene montuose fin sul suo confine con la Svezia e la Norvegia. Quindi questa è praticamente un'epopea straordinaria che Sibelius ha saputo in qualche modo considerare splendidamente. La musica, come facciamo noi a dire la musica di Kullervo, di Lemminkainen, di Sibelius è di tipo eroico? Sibelius usa soprattutto due sistemi. Allora, non insiste tanto sulla modulazione wagneriana, perché capisce che è unica, ma insiste soprattutto su due cose appunto. Primo, gli ostinati ritmi comelodici. Le sue melodie reiterate, ripetute e leggermente modificate creano un discorso narrativo, servono per chi ascolta in qualche modo a essere coinvolto maggiormente in quello che è poi il racconto. Poi l'altra cosa è l'introduzione della modalità nella tonalità, e questa è una cosa un pochino tecnica, però bisogna dirla. Alla fine dell'Ottocento le famose tonalità maggiori e minori si usavano certamente in modo ancora molto intenso, però molti compositori stavano rivalutando quei modi che avevano preceduto la fissazione dei modi maggiori e minori intorno ai 600, intorno a 1620-30, cioè le famose scale modali rinascimentali, eccetera, se non addirittura le scale greche, rifarsi alle scale greche. Quindi loro utilizzavano una scala moderna maggiore e minore, modificando qualche alterazione perché introducevano un modo antico. Uno dei primi esempi di autori che ha fatto questo, addirittura, è, pensate un po', chi è? È Beethoven. Beethoven è qualcosa di straordinario. Beethoven nel suo quartetto opera 132 ha usato un movimento nel modo lidio. Sì, è maggiore, ma attenzione, è in modo lidio. Uno dice, grazie, a me cosa ci interessa? No, è importante perché vi fa notare che già nel 1824-25, quindi sempre molto lontano alla fine del secolo, ma nella prima parte, Beethoven già aveva intravisto le potenzialità dei modi antichi all'interno della tonalità maggiore e minore. Questo è veramente notevole. Poi alla fine del secolo anche Bruckner, ma quasi tutti i compositori hanno utilizzato questi elementi neomodali. Sibelius quindi si avvale di questo. Gli elementi melodici sono importantissimi, i ritmi, le melodie sono semplici, ma sono anche qui di tipo molto scultore. Facciamo subito degli esempi. Allora, dunque quel disco lì dovrebbe... Qui abbiamo Kullervo. Forse c'è un ultimo brano lì che si può sentire, aspetta.
Allora, primo brano da Culero, sì, è proprio l'ultima traccia, la 24, cominciamo a sentire quella, prima di cambiare il disco. Della sua vita alla fine soffre sempre. È uno dei casi più incredibili di sofferenza proprio. Questo eroe, pur essendo dotato di arti magiche, cioè non riesce a ottenere un momento di
di soddisfazione, sì, un momento ce l'ha, ma subito dopo, proprio perché è riuscito a ottenere una soddisfazione, ripiomba nello sconforto più totale, perché il destino è contro di lui. In poche parole, lui sin dalla nascita viene strappato dalla famiglia originale, viene allevato in modo brutale da dei parenti cattivi, e il bimbo già da piccolo si sente dire: io mi vendicherò un giorno. Piccolissimo, già riesce a pronunciare, ad avere dentro di sé questa vendetta. Questa famiglia che lo tira, cerca di tirarlo su, vede che è tutto inutile, allora dice: beh, eliminiamolo a questo punto. Allora, prima provano a negarlo, poi implicarlo e a bruciarlo. Grazie alle dorti magiche, lui riesce sempre a uscire indenne. Alla fine questi dicono: no, qui è qualcosa di pauroso, meglio darlo via, no? Lo danno a un fabbro. La moglie di questo fabbro lo vede crescere, e questa moglie, che è cattiva nell'animo, gli fa un dispetto atroce. E l'unico oggetto caro al nostro povero Cullervo, che era un coltello appartenuto a suo padre, si rompe per causa di questa donna. Lui allora manda una maledizione terribile su di lei. Cosa fa? Essendo un pastore, essendo fuori con le gregge, allora spedisce questo gregge in un pantano, in modo che poi orsi e lupi possano sbranarlo e mangiare. Sazi poi, lui li conduce nella fattoria e questi dormono la notte. La mattina dopo, quando la donna va per mungere le mucche, viene a sua volta sbranata dagli orsi e dai lupi. Ecco, tanto per dire, noi ci troviamo su un filone di racconto che oscilla sempre tra la vendetta, questo desiderio di in qualche modo di continuare a sopportare delle situazioni limite. Lui alla fine ritrova la sua famiglia e potrebbe a un certo punto sentire anche la madre che dice: rinuncia alla vendetta, perché non riuscirai dopo comunque a uscirne da questo giro vizioso. Ma lui no, testardo ormai, lui vuole vendicarsi, perché tutto è nato dal fatto che l'hanno strappato sin da piccolo dalla madre. E così va, sconfigge tutta la tribù, li ammazza tutti, però quando ritorna trova a sua volta uccisi i suoi genitori. E a quel punto lì lui non gli resta altro che invocare la spada del dio Ukko. Ukko è il dio di tutta la mitologia finlandese, il maggior dio, il quale crea anche il fuoco e fabbrica le spade, e dice: spada, tu accetti il mio sangue? E la spada dice: ah, ma io non faccio distinzione del sangue versato, fai pure, ma basta che si versi del sangue. E così lui pianta l'elsa e si trafigge, quasi come si faceva nell'antichità greco-romana, soprattutto romana. Questa storia di Cullervo quindi è qualcosa di incredibile, ma il poeta Väinämöinen alla fine della storia dice appunto al pubblico che può leggere questo racconto: attenzione, non abbandonate i bimbi al loro destino, e soprattutto cercate di allevarli con amore, perché altrimenti cresceranno con questo odio che coltiveranno per tutta la vita, e alla fine diventeranno a loro volta cattivi e tremendi e perderanno la retta via. Quindi quello che sorprende alla fine è che c'è una morale. C'è proprio un poeta, Väinämöinen, che è il personaggio più particolare, perché pensate che lui è nato dopo 730 anni che sua madre l'aveva in grembo. Pensate, ora tu dici, ma è una cosa, pensate la pazienza, è vero, è una cosa che fa ridere. Ma è tale l'intensità con cui viene detto il racconto, che è come quando nella Bibbia si dice che Matusalemme aveva 1000+ anni. Ecco, siamo a quei livelli. Cioè siamo a quei livelli in cui siamo lontanissimi da un'epoca minimamente accettabile dalle nostre tradizioni. Va bene, adesso passiamo brevemente al ciclo di Lemminkäinen. Fai una pausa intanto. Secondo disco te l'ho dato? No, non te l'ho dato. Tieni. Allora, mentre Cullervo... Sei pronto?